Buonasera a tutti. L'amministrazione comunale ha organizzato questo incontro con la popolazione. Pensavo, dire il vero, un po' più numerosi, ma comunque vedo che c'è lo stesso parecchia gente che è interessata. Volevamo comunicare a voi questo evento perché riteniamo che sia un momento importante per la città di Pordenone. Avete appena visto l'esperienza, i testimonial di Piacenza, cosa ha lasciato la Dunata. Quindi anche noi ci apprestiamo a questo evento, che è un evento epocale per la città di Pordenone, un evento unico che vedrà, si stima, poi 50.000 più, 50.000 meno, circa dai 350 a 400.000 persone. Voi capite che per la città di Pordenone significa moltiplicare per 8 l'attuale popolazione della città. Ecco, quindi questo vi serva come stima. 10 volte grosso modo le feste che noi facciamo durante l'anno, tipo incontriamoci a Pordenone, 4 volte la festa del libro, Pordenone Legge, che ovviamente si suddivide in più giornate. Quindi voi capite che le dimensioni sono enormi. E di fatto gli alpini, indipendentemente da quello che saranno le condizioni meteorologiche, vengono, perché per loro ogni anno è un appuntamento. Vengono loro con le loro famiglie, con gli amici, con i parenti e quant'altro. Ormai si mette in calendario e quindi saranno qua in città. A noi spetta poterli accogliere bene e naturalmente l'amministrazione comunale, assieme al comitato organizzatore della Dunata, comitato che è formato da responsabile della direzione ANA nazionale, dai responsabili della sezione della provincia di Pordenone, ANA, e dai rappresentanti delle istituzioni, regione, provincia, comune. Chi vi parla è incaricato da parte del comune ed è rappresentante all'interno del COA, del comitato organizzatore della Dunata. Organizzare una Dunata è un aspetto molto complesso proprio per quei numeri che prima vi ho detto. Ed è anche un evento unico. Dico evento unico perché la città di Pordenone sono ormai circa una ventina d'anni che aspetta e che auspica che tra le varie tappe delle città prescelte potesse ospitare la Dunata. Poi in questi 4-5 anni ha avanzato la candidatura e ovviamente ci è riuscita e quindi siamo nel 2014, nelle giornate del 9, 10, 11 maggio. Ecco, queste sono le tre giornate canoniche dal punto di vista, diciamo così, ufficiale della manifestazione. Però sappiate che già all'inizio della settimana cominceremo a vedere la città che si anima di alpini, che i primi arrivi, e poi via via si andranno ad animare già quando saremo a giovedì. Vedremo una presenza significativa. Tra l'altro il giorno di giovedì, giovedì 8, ci sarà anche l'installazione, cioè si finirà l'installazione di quelle che sono tutte le strutture di supporto, sia per quanto riguarda la grande ristorazione, sia per quanto riguarda le bancarelle e quant'altro, che la Dunata è un'occasione. Ricordatevi che dal punto di vista economico ci sono parecchi che calano su Pordenone o dove si svolge una Dunata, proprio perché c'è un interesse economico. Noi come amministrazione abbiamo operato delle scelte proprio per poter anche favorire la nostra economia e sappiate che una Dunata significa anche un incremento notevole dal punto di vista dell'economia locale, quindi c'è un interesse sia di tipo turistico sia di tipo commerciale. Ma andiamo un po' per ordine. Una Dunata, perché una Dunata a Pordenone? Ecco, questa è la domanda che introduttiva, secondo me importante ricordarlo.
Pordenone è una città alpina, avrete letto Pordenone, patria alpina. Difatti da queste terre, quando c'era la Naia, venivano selezionati molti alpini, e quindi nelle famiglie, nella storia locale, abbiamo in parecchie famiglie dove alcuni hanno svolto il servizio militare presso le truppe alpine. Ma accanto a questo abbiamo anche dei ricordi della storia, dei ricordi della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, che, ahimè, Pordenone, come tante altre città, ha dato anche il suo tributo ad alpini che, ricordiamo, sono rimasti sia nelle terre d'Africa, sia nelle terre della Grecia e dell'Albania, e anche nelle terre dell'Unione Sovietica. E quindi ci sono tanti ricordi in questo senso, per non parlare poi della Prima Guerra Mondiale, dove fu combattuta qua sulle nostre montagne e dove le truppe alpine furono in primi quelli che combatterono questa guerra. Quindi una adunata significa, oltre che un incontro tra amici alpini, significa anche commemorare i nostri cari che hanno Pordenone ha dato come tributo alla patria, ma significa anche un riconoscimento a livello nazionale da parte dell'Associazione Nazionale Alpini, dove vengono a portare il loro saluto a questa città, a questa provincia. Questo è un aspetto importante da ricordare, oltre che l'aspetto, diciamo così, della grande festa. E proprio per poter organizzare bene questa festa, come amministrazione comunale abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative, e alcune di queste vanno a, diciamo così, modificare quelli che sono gli aspetti della vita comune, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, la mobilità di quei giorni. E quindi siamo qua questa sera anche per spiegarvi quali saranno le modalità per potersi muovere in rapporto a dove uno vi abita. È chiaro che tutta la città è interessata. In quei giorni avremo una situazione di traffico particolare, piuttosto intenso, ma avremo soprattutto nell'area centrale della città, proprio per poter permettere prima l'insediamento delle strutture di cui vi parlavo prima, ma poi perché ci sarà la presenza di persone nel modo più fitto e concentrato, Pordenone è una città piccola, per cui prevediamo di introdurre alcuni provvedimenti che non sono restrittivi perché l'amministrazione li vuol fare, ma perché la necessità ce lo impone. E quindi vi do qualche dato: noi prevediamo grosso modo già il giovedì sera di avere intorno a 40-50 mila persone in città. Quindi voi capite che 40-50 mila persone è grosso modo come un incontriamoci a Pordenone, tanto per farvi un termine di paragone. Per poi arrivare al venerdì, che peraltro è giornata lavorativa ancora, arriveremo a circa 100, calcoliamo sulle 100-120 mila persone. Il sabato ci saranno ulteriori arrivi, quindi 200 mila persone, e poi alla domenica il raddoppio. Domenica che prevede il giorno della sfilata, quindi il giorno clou di tutta la manifestazione. Quindi ci saranno tutti gli arrivi di tutti gli alpini che sono, diciamo così, dislocati nei vari alberghi, sia della costa, nei vari comuni della provincia, ma anche nei comuni del Contermini, sia dell'Udinese, ma anche qua del Trevigiano. E in quella mattinata si avvicineranno a Pordenone per poter essere presenti e partecipare alla sfilata. Per cui in quel giorno, oltre che l'area centrale di Pordenone, che noi chiamiamo zona rossa, ma che dopo qua vi verrà spiegato bene e vi illustreremo anche attraverso l'aiuto di cartine, sarà l'area, diciamo, che avrà particolari provvedimenti, e quindi ci saranno delle modalità diverse in quei giorni e dei suggerimenti che noi daremo, proprio perché uno si possa muovere compatibilmente con quello che sarà il numero delle presenze.
dico la domenica, poi avremo anche l'estensione lungo il percorso di sfilata che parte da Viale Rigoletti, segue poi Viale Marconi e Viale Dante per poi sciogliersi all'altezza di Viale Martelli, Via Martiri Concordiesi, Via Riviera del Pordenone, ma che avrà il suo ammassamento nell'area di Rorai, sia lato destro che lato sinistro. E quindi anche lì ci saranno, per la giornata che va a cavallo della notte del sabato, ma soprattutto della domenica, alcune restrizioni, perché lì ci sarà l'ammassamento di tutti i vari gruppi provenienti sia a livello nazionale, sappiate che una adunata porta anche le rappresentanze degli alpini che stanno anche all'estero, per cui avremo circa oltre 200-300 rappresentanze di alpini all'estero. La sfilata è una sfilata che normalmente inizia verso le 8:30-9 del mattino e si protrae verso le 8:30-9 della sera, poi tutto dipende da alcune variabili, ora più ora meno, comunque questi sono. Sfileranno circa 70-75 mila alpini, ecco, in fila per 9, quindi voi capite che è una giornata estremamente intensa ma ricca di partecipazione. Nei giorni precedenti la sfilata, cioè quelle della domenica, il sabato che dicevo prima, il venerdì, ci sono le manifestazioni che anticipano, c'è la sfilata della bandiera di guerra che partirà dalla caserma Mittica, scenderà per Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele fino al municipio, e questo riguarderà il venerdì pomeriggio, quindi ci sarà poi lo spazio necessario per poter passare attraverso questi corsi. Così pure già il giovedì ci sarà l'apertura presso il Parco Galvani della cittadella militare. In ogni adunata le truppe alpine, nello specifico la Giulia, organizzerà la cittadella militare presso il Parco Galvani, e quindi sarà un'occasione anche di visita. Pensate che a Piacenza è stata visitata la cittadella militare da circa 80.000 persone. Tra l'altro giovedì mattina è anche previsto la possibilità da parte degli studenti delle scuole di vedere come è organizzata, e quindi presenteranno un po' quelli che sono gli strumenti e le attrezzature militari, quelle più aggiornate, da parte appunto della Brigata Alpina Giulia. Ecco. Avremo poi, oltre a questo, al sabato avremo la messa presso il Palazzetto dello Sport, poi ci saranno gli incontri in questo teatro e anche al Teatro Verdi, a questo auditorium e anche al Teatro Verdi. Per cui, come vedete, le giornate saranno animate, e poi il tutto sarà condito, soprattutto alla sera, da parte di cori e fanfare, dove ovviamente ci sarà la festa popolare, dove coinvolge non solo gli alpini, ma anche poi tutta la gente, non solo di Pordenone, ma anche che vengono da fuori per festeggiare assieme agli alpini. Ecco perché ci sarà questo grande richiamo di folle di persone. Nell'organizzazione devo dire che c'è stata un'ampia collaborazione, oltre che il comune di Pordenone che si è sobbarcato per certi versi l'impegno maggiore, perché Pordenone è il luogo dove si svolge la adunata, c'è stata una collaborazione da parte della provincia, il contributo dal punto di vista economico e sostanzioso da parte della regione, anche il comune di Pordenone, oltre all'aspetto organizzativo, partecipa con un gruppo altrettanto sostanzioso per sostenere tutti i costi relativi alla dunata. Sappiate che grosso modo una dunata, i costi che sono stati preventivati sono intorno a 1.800.000-1.900.000, quindi capite che è un impegno organizzativo complesso, ma ne siamo certi che avrà una ricaduta dal punto di vista economico, come dicevo prima, e anche dal punto di vista turistico. Anche qua ci sono delle stime fatte dall'Università Cattolica in precedenti adunate, si parla che appunto gli alpini portano parecchi milioni di euro in quelle giornate, se non altro per quelle che sono le attività alimentari e quant'altro. Quindi diventa Pordenone anche un luogo, diciamo così,
che è all'attenzione non solo della televisione ma anche da parte dell'opinione pubblica, e credo che in questo ci siamo preparati per presentare la città con tutte le sue peculiarità, proprio perché possano essere apprezzate, ma soprattutto anche in previsione della possibilità anche di ampliare quelle che sono le conoscenze ambientali, culturali, storiche di delle nostre realtà in un sviluppo, diciamo, di tipo turistico. Spesso gli alpini vanno in un posto, vedono delle cose, apprezzano queste cose e poi magari vi ritornano per approfondire, per vedere meglio. Quindi voi capite che in questo senso sia turismo FVG, sia la sviluppo e territorio, sia la Camera di Commercio in questo senso hanno investito parecchio, assieme ovviamente all'amministrazione comunale, anche per presentare bene questo territorio che peraltro ha le sue peculiarità. Ecco, dico questo, così pure c'è stata la collaborazione da parte della Prefettura, della Questura. Voi dovete capire che il problema della viabilità, il problema poi di ordine pubblico è un altro degli aspetti importanti. Così pure un lavoro importante è stato portato avanti da parte dell'azienda sanitaria, dove è stato fatto il piano sanitario che coinvolge parecchi volontari della Croce Rossa, oltre che medici e infermieri ospedalieri, ci sono questi gruppi di volontari che saranno presenti. Sono circa 200 persone che si occuperanno dell'aspetto della salute durante in quei giorni. Quindi ci sono nella città, nei vari luoghi opportunamente dislocati, punti medici avanzati, e ci sarà anche un ospedale da campo per le prime emergenze, anche perché non potremo intasare il pronto soccorso dell'ospedale. Quindi c'è un'organizzazione che tiene presente. Così pure verranno dislocate, ci sono gruppi a piedi attrezzati con zaino e con defibrillatori in spalla, saranno circa una cinquantina che gireranno per la città nei punti dove non si potrà magari entrare direttamente col mezzo, ma per essere pronti nei vari punti e quindi anche per poter assicurare dal punto di vista della salute nell'eventualità di emergenza anche questo tipo di intervento. Quindi vedete che anche in questo campo. Un altro aspetto importante che abbiamo dovuto analizzare è stato anche quello della raccolta dei rifiuti. Non è tema da poco. Abbiamo detto che la città si moltiplica per 8. E quindi rispetto a quelli che erano gli standard organizzativi della raccolta differenziata si è dovuto riprogettare un sistema in quei giorni, ovviamente andando anche a rivedere tutto il sistema della raccolta, oltre che dal punto di vista organizzativo. E credo per la prima volta la città di Pordenone, che peraltro si trova a livello nazionale prima per quanto riguarda la raccolta differenziata, assieme ovviamente al comitato organizzatore abbiamo ritenuto che questa adunata fosse una adunata green, una adunata verde, e quindi è stato lanciato questo slogan della adunata green, e quindi gli alpini che arriveranno qua, ma anche tutte le modalità di quelli che consumano, prevediamo che vengano organizzate in un certo modo, differenziata in parte, e in parte sarà invece fatta con del materiale biodegradabile, per cui abbiamo coinvolto sia i commercianti sia la grande ristorazione che viene gestita dal COA per utilizzare questo materiale in modo tale che possa essere poi raccolto. Ci abbatte anche per certi versi, abbiamo dei costi all'inizio maggiori, ma ci abbatte i costi anche per quanto riguarda l'aspetto della raccolta. Quindi è un aspetto innovativo sotto questo profilo, così pure la possiamo definire anche adunata smart. Abbiamo puntato molto sul sistema informativo, sia attraverso telefonino, quelli che arriveranno qua, ma quelli che si collegano possono avere un po' il programma di tutte le iniziative che vengono svolte in quei giorni, ma pure se devono spostarsi e andare in un determinato posto sanno dove sono e possono poi andare a trovare quello che cercano. E questo è un altro aspetto innovativo, così pure l'inserimento di un proprio sito che è già partito ancora dall'autunno scorso, dove abbiamo veicolato tutte le informazioni
relative alla, come posso dire, costruzione della dunata dal punto di vista organizzativo, ma anche è stata un'occasione per presentare nel frattempo tutte le iniziative che si facevano a Pordenone, per cui l'alpino della città di Dove, che voleva capire cosa si sta organizzando, vedeva anche che nel frattempo in autunno facevamo Pordenone Legge, facevamo Incontriamoci a Pordenone, c'era il cinema muto e quant'altro, e quindi è anche un modo importante per divulgare la città. Ecco, questo è un altro aspetto, diciamo, rispetto alle altre adunate, ce lo hanno riconosciuto appunto anche l'ANA nazionale, di questa adunata. E poi tornando per quanto riguarda la raccolta, un altro elemento di novità che tra l'altro coinvolge oltre 100 giovani, ci saranno gli angeli del riciclo che avranno modo di collaborare con GEA, ma per dare indirizzi a tutti come devono fare la raccolta differenziata. E credo che sarà anche questo una bella vetrina, diciamo, ma soprattutto di partecipazione anche dei nostri giovani alla dunata, perché gli alpini sono di una certa età, però quella che è la tradizione, la sensibilità alpina, la cultura alpina, ma soprattutto quella che è la solidarietà alpina, credo che sia uno dei temi sui quali è uno degli aspetti che ci vengono trasmessi da parte degli alpini. Tra l'altro ricordo che gli alpini vengono a Pordenone, non solo fanno una dunata, ma verranno un gruppo organizzato e attrezzato e lascerà delle opere in favore di Pordenone e dei propri cittadini. Sono già previsti una serie di interventi, uno sarà in Villa Cattaneo e poi ce ne saranno 3, 4, 5, alcuni in asili, in scuole, in ambienti verdi, dove vengono qua una squadra di 200 uomini e è tradizione che lasciano un segno. E non solo, ci sarà anche una raccolta, mi pare di 50.000 euro, che verranno assegnate ad alcune associazioni benefiche che fanno volontariato qua a Pordenone in città. Quindi vedete che c'è dietro la tradizione alpina una catena che innesca un ciclo virtuoso su cui noi andiamo a riconoscere quelli che sono questi valori, questo momento. Quindi un momento di festa, ma un momento anche importante per ricordare questi aspetti, che poi sono aspetti che appartengono alla nostra cultura. Ripeto, gli alpini hanno portato nella loro tradizione quello che hanno imparato dal proprio luogo, dalle proprie famiglie. E questo è un aspetto importante: la patria, la famiglia, i valori, la solidarietà, l'umiltà. Questi sono temi che, ripeto, anche attraverso una dunata credo che sia un momento di occasione e di riflessione. Li vediamo continuamente e anche nei confronti del Comune di Pordenone noi ne siamo estremamente grati, perché ogni volta che abbiamo delle iniziative chiediamo a molte associazioni, ma gli alpini sono sempre in prima fila, ci dicono sempre sì, pronti, siamo qua. Ne sa qualcosa il nostro comandante, dottor Buranel, sulle varie iniziative con cui gli alpini vengono a dare una mano anche a coadiuvare il lavoro dei vigili urbani, senza citare innumerevoli altre opere che fanno in favore dell'amministrazione e quindi della collettività. Ecco. Quindi è un modo anche per renderci conto e avere la gratitudine verso questo corpo che ovviamente appartiene alla nostra tradizione. A questo punto, perché vi ho tirato un po' a lungo, ma era bene anche introdurre per capire in che ambito, in che quadro e quindi anche i valori alpini che hanno determinato questa dunata, per passare adesso a spiegare un po' quali cambiamenti ci saranno sotto il profilo viabile e quindi mettere in condizione tutti i cittadini di sapersi in quei giorni organizzare. La parola d'ordine è sapersi organizzare, lo ripeto, sapersi organizzare. Noi diamo un contributo di come viene elaborato il piano della mobilità, però poi ognuno all'interno di quel piano
e in base alle informazioni che diamo noi, che cerchiamo ovviamente di agevolarvi in questo senso, in base alle problematiche che uno può avere, ci si organizza. Faccio una brevissima introduzione. Nelle aree centrali, mi riferisco soprattutto all'interno del ring, a partire da giovedì sera, ma soprattutto sarà più cogente il venerdì, il sabato e anche la domenica, non ci si muove nelle ore centrali di punta dove c'è tanta gente. Si potrà muovere di notte e forse le prime ore del mattino. Poi quando cominciano a svegliarsi la città comincia a pullulare di gente e quindi poi... Per cui uno se pensa, perché alle 7 del mattino vede che vado via in macchina, probabilmente se rientra più tardi non ha più la possibilità di rientrarvi. Per cui la raccomandazione che facciamo è questa: se avete parenti, amici, altre case a disposizione e avete bisogno di un'auto, portatela fuori, in modo tale che quando uno ha bisogno si muove a piedi oppure in bicicletta e va a prendersi l'auto per poter uscire. Per quelli che non hanno questa opportunità, noi come amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione i parcheggi, tutte le strutture, i parcheggi in struttura, quelli che stanno attorno al ring, che comunque sono collegati a delle vie, io le chiamo di fuga, nel senso che non sono in quei giorni viabilità normale, ma per poter uscire, ovviamente lentamente, tra l'altro quelli sono percorsi che servono anche per le ambulanze, per tutti i mezzi di servizio, metteremo a disposizione circa 1500 posti, che abbiamo anche già mandato le lettere ai cittadini dell'area centrale. Quindi vedete, ci sono diverse opzioni, però prima poi di passare alla spiegazione più dettagliata, la raccomandazione per partecipare bene alla donata bisogna essere soggetti protagonisti, non solo nella partecipazione agli eventi, ma protagonisti anche nel gestirsi quei giorni lì, secondo le indicazioni che adesso andremo meglio a specificare. Grazie. Adesso do la parola al nostro funzionario Bernardo Ambrosio che, diciamo, dal punto di vista amministrativo ha seguito tutto lo staff che va organizzato. Sappiate che sono ormai da parecchi mesi che lavoriamo e ci sono diversi dipendenti comunali, uno staff molto organizzato che qua è anche rappresentato, che sta lavorando alacremente. In questo momento abbiamo quasi metà struttura dell'ente che sta lavorando per l'applicazione, gli aspetti applicativi di questi giorni, per tutto ciò che concerne l'aspetto ovviamente organizzativo. Quindi Bernardo, a te. Grazie, grazie Assessore, buonasera a tutti. Beh, insomma, pareva di essere un po' come un Pinocchio, un po' cresciuto fra i due gendarmi qua, no? Comandante Buranel lo conoscete tutti, immagino, no? E il capitano dei CAS, perché sono qui? Perché evidentemente ci stiamo mettendo un po' la faccia come comune e nel rispetto delle indicazioni e degli indirizzi che ha dato l'amministrazione, perché questa manifestazione, che per noi ha un grandissimo valore, l'assessore lo ha ricordato poco fa, riesca proprio al meglio. Quindi la faccia ce l'abbiamo messa, io dico che magari siamo tutti a disposizione quando io avrò, spero, in velocità dato le istruzioni un po' per l'uso, quelle più immediate, più concrete, e siamo qui a disposizione per rispondere, magari sì, inutile che stiamo qua in piedi come no? e quindi partiamo un po' da qui. Io mi sposto un attimo per non coprire un po' le cose e inizio un po' senza fare premesse lunghe, perché credo che lo spirito della manifestazione e i contenuti, oltre che alcune indicazioni tecniche, le abbia già date ampiamente l'assessore, no? Però mi piace, ecco, fare un piccolo racconto di che cosa, di che cosa è successo fino ad oggi e di che cosa sta succedendo e succederà secondo le nostre previsioni in questi prossimi giorni. Ecco, quello che è successo prima oggi è un po' di
permettetemi, di orgoglio di appartenenza. Io credo che abbiamo lavorato intensamente, abbiamo prodotto dei risultati. Io mi permetto di dire che c'è stata una squadra di persone che hanno lavorato, che sono state davvero eccezionali e alle quali io nella mia funzione di responsabile devo una gratitudine immensa. E quindi ve la racconto proprio brevemente questa cosa. Insomma, la cosa è questa: noi non abbiamo mai avuto una donata a Pordenone. Pordenone è una città che non è uguale alle altre città, e quindi noi dovevamo calare un'esperienza che acquisivamo dagli altri sulla nostra città. Siamo gente che è nata, che vive, che opera, che lavora qui a Pordenone, e avevamo proprio il piacere di leggere la nostra città dentro alla donata, e su questo ci siamo mossi. Quindi abbiamo usato l'esperienza degli altri, ma l'abbiamo calata sul nostro territorio. Ma qual è stato il metodo? Il metodo è stato quello di capire che cosa era prioritario, perché non potevamo immaginare di piazzare prima e di risolvere prima le esigenze di natura spettacolare o commerciale rispetto a quelle che erano le esigenze fondamentali. E quindi dovevamo delimitare gli spazi, perché di spazi fisici stiamo parlando e non di altro, in modo tale che prima di tutto trovassero spazio quelle cose che erano essenziali per i nostri cittadini. Perché l'ottica nostra è stata quella di dire: vogliamo che la città viva una festa, non un sacrificio, non un disagio, anche se è inevitabile che i cambiamenti che ci saranno ci provocheranno evidentemente dei momenti di tensione o di attenzione, no? E quindi le priorità quali sono? È evidente che sono quelle della sicurezza, sono quelle della salute, sono quelle della possibilità del soccorso, della possibilità dell'intervento di emergenza. Per cui non c'era dubbio che prima di tutto bisognava garantire che le vie di passaggio dei mezzi di sicurezza fossero garantite e che le installazioni, anche lo citava prima l'assessore, dei posti di primo soccorso, dello stesso ospedale militare o altro, e i collegamenti con le strutture sanitarie di soccorso fossero garantiti, come dovevano essere garantiti i passaggi nei momenti e nei modi consentiti per chi doveva svolgere attività quotidiane. Purtroppo abbiamo anche questi casi, e tutti quanti noi probabilmente ne abbiamo esperienza, dell'assistenza domiciliare di tipo sociale, dell'assistenza domiciliare di tipo sanitario. Dovevamo garantire anche gli spazi, anche qui c'è stata una citazione precedente dell'assessore, ci vado via velocemente, perché la città rimanesse una città civile, urbana, pulita, nonostante questa grande affluenza di folla, e quindi anche gli spazi perché i servizi di pulizia, di igiene potessero svolgersi. E questi sono stati i motivi ispiratori della nostra attività: la lettura delle esigenze, le esigenze messe su una scala di priorità, la prima ve l'ho citata, non la sto a ribadire, e quindi giorno per giorno, come dice il punto 4 di questa slide, abbiamo proprio piazzato sulla pianta della città, su una mappa della città, tutti gli ingombri, perché di questo parliamo, torno a dire, parliamo di fisicità qui, non di pensieri, tutti gli ingombri che andavano ad essere necessari per dare le risposte ai problemi di cui parlavo prima. Quindi noi vogliamo una manifestazione che sia sostenibile, perché l'obiettivo che ci ha dato l'amministrazione, che l'assessore ricordava prima, e che abbiamo sentito per alcune parti anche in quel piccolo pezzettino di filmato che viene da Modena e che non è da Piacenza, scusate, e che non è degli alpini, è un filmato di una TV locale, non pagata per dire come va bene, no? È pescato da YouTube. Chi un po' smanetta può andare a vederselo, insomma, tranquillamente, ma è per dire che anche lì la diffidenza iniziale si è trasformata poi in un'adesione quasi plebiscitaria, no? Anche noi vogliamo che sia così, vogliamo che la manifestazione sia sostenibile, che la nostra città viva questa cosa come una grande occasione, una grande festa, una grande momento, ecco, anche di coesione sociale della nostra città sui valori che sono rappresentati dagli alpini e dalle associazioni degli alpini. Perché questo avvenga, cosa bisogna fare? Bisogna consentire alla gente di vivere al meglio possibile date le condizioni nella città, garantendo quelle cose che sono essenziali. Questo quindi è il piano per come noi ci siamo organizzati. Cosa erano i problemi essenziali? Voglio dire, sono banali, no? Se andiamo a vedere questa slide, parto dall'ultima, no? E
come gestiamo il problema di questa quantità di persone? Cioè, vuol dire, abbiamo bisogno di, tra città e attendamenti, di 800 bagni. Sono un grande lavoro e merito e organizzazione del COA, ma noi abbiamo dovuto immaginare che nella nostra famosa mappa, oltre alle priorità di cui dicevo prima, dovevamo garantire anche le priorità di un luogo nel quale si potessero installare questi bagni, che fosse accessibile perché fossero puliti e fossero ricambiati nei momenti, perché gran parte saranno bagni chimici, nei momenti in cui sono stati utilizzati. E quindi anche quello diventava un punto di ingorgo della nostra mappa. Vediamo velocemente gli altri dati. Avremo un afflusso, è stato definito prima in termini numerici, ma noi contiamo che ci saranno migliaia di auto, migliaia di pullman. Ci siamo inventati ex novo, con una collaborazione, devo dire, assolutamente encomiabile, anche di soggetti privati che si sono resi disponibili in termini gratuiti, non a pagamento, a darci delle aree, per inventarci aree di parcheggio dove non esistevano. Ecco, la più grande, voglio dire, la devo citare perché è proprio l'elemento di riferimento fondamentale, è quella della Comina, vicino all'Avio Superficie, dove ci sarà possibilità di ospitare un paio di migliaia di pullman e almeno 12-13 mila auto, insomma, no? Perché? Perché questo qua servirà non solo per la gente che viene, ma, come vedremo un po' più avanti, anche per gli stessi cittadini di Pordenone, che poi capiremo nel proseguo perché no, gli sarà utile. Ci sono poi dei sistemi per collegare queste aree di parcheggio con la città, perché la gente deve venire in città, ha bisogno di venire in città, chi per lavorare, chi per venire a fare la festa, chi per adempiere un po' alle necessità della sua vita. E quindi 5 bus navetta gratuiti che in parte collegheranno la parte a nord di Viale Venezia, scenderanno giù fino a Via del Traverso, in parte opereranno sull'area sud, zona industriale di Valeroncello e Interporto, eccetera, e che avranno come loro punto di riferimento l'area di via Mestre della Santissima, tanto per capirci. Avremo poi, anche qua, sempre per dare dei dati che danno idea della dimensione, la necessità di transennare per la sfilata 5 chilometri di spazio, quindi dico il viale Grigoletti, che ho interessato dall'altezza più o meno di via del Troi fino a Largo San Giovanni e poi via Marconi e poi via Dante e poi via Martelli nel suo inizio lì alle rotonde, no? Prima del ponte sul fiume Noncello, dovranno essere tutte quante transennate per proteggere questa sfilata. Questa sfilata, che vi do un dato, insomma, numerico prima di tutto, 75-80 mila, forse più, persone che inizieranno a marciare alle 9 di mattina e che concluderà il suo percorso, tutto il suo movimento, alle 9 di sera. Quindi avremo per 12 ore una marea umana che attraversa la città sull'asse di Viale Grigoletti e le vie che ho citato prima, e che dividerà sostanzialmente la città in due, ponendoci anche dei problemi dal punto di vista dei soccorsi e di altro, ma ci entreremo. Quindi questo è il campo. Avremo 18 campi attrezzati solo in fiera, ci sono posti branda per circa 5.000 persone. In particolare lì saranno ospitati quelli che fanno parte di fanfare, di bande, di cori, che poi si sposteranno da lì con dei mezzi per andare ad allietare le giornate, le serate, non solo della città di Pordenone, ma anche di tanti comuni limitrofi che hanno dei loro programmi di attività. Cioè, noi parliamo di una manifestazione che è centrata su Pordenone, ma che ha degli riflessi, dei coinvolgimenti che vanno ben oltre quello che è il confine amministrativo del comune di Pordenone. Quindi questi sono un po' alcuni dei dati. È chiaro che in un'occasione di questa natura saltano un po' alcune delle norme che siamo abituati così, con le quali siamo abituati a convivere. È evidente che qui noi non potremmo immaginare che ci siano limiti alle attività mercatali, ai negozi, alle cose. Qui si vivrà sostanzialmente in una situazione nella quale, finché c'è movimento, c'è vita nella città e c'è la possibilità di gestire anche attività di natura commerciale. Questo è quindi un numero. Adesso io volevo fare un piccolo indice delle cose che mi pare diventino invece proprio di interesse più immediato e più diretto. Sto sempre cercando di stringere, no?
Allora, come cambia la città? Beh, i tre temi che mi paiono e che a noi sono parsi di un interesse immediato e diretto per tutti sono sicurezza, sanità e assistenza, alcune cose ho detto prima, adesso ci torniamo, mobilità e parcheggi e trasporti. Sono le cose della nostra tranquillità, il primo titolo, della nostra vita quotidiana e il secondo e il terzo titolo, e delle nostre necessità di servizio con le quali in un paese che reputiamo civile siamo abituati a confrontarci e siamo abituati a trarre, voglio dire, gli elementi, no? che ci consentono di gestire la nostra vita, la nostra attività. Cominciamo un attimo dalla prima questione. La prima questione è quella della sicurezza, sanità e assistenza. Quindi, prima questione. È evidente che ci sono i servizi sanitari territoriali che sono stati allertati e sono investiti della novità rispetto all'organizzazione ordinaria che deriva da questo enorme afflusso di persone con le eventuali domande di sanità che sono possibili, e quindi tutte le attività urgenti e indifferibili ovviamente troveranno risposta. E come troveranno risposta? E ci sono due aspetti che mi piace sottolineare in questo momento. Uno già prima l'assessore lo ha ricordato: in città ci sarà, poi lo vedremo un po' nelle mappe, un certo numero di posti di soccorso immediato, oltre che ai volontari a piedi con i defibrillatori, di soccorso immediato che saranno costituiti da posti con medico, posti con infermiere, posti con volontario, a seconda della dislocazione con un progetto del 118, quindi del servizio di emergenza, che ha stabilito quali erano i punti nei quali garantire i diversi gradi di assistenza. Ma avremo contemporaneamente funzionante un ospedale da campo che sarà installato nell'area dell'ex fiera, quindi qui a fianco, e che dovrà fare da filtro rispetto ad alcune esigenze di entità non rilevantissima, ma comunque importante rispetto ai posti di primo soccorso, in modo tale da lasciare più possibile libera la struttura del pronto soccorso dell'ospedale civile, che opererà normalmente, anzi rafforzata evidentemente per gli stessi ragionamenti di prima, ma che in qualche maniera deve rispondere e continuare a rispondere alle esigenze di tutto il territorio come fa normalmente. Quindi, no, c'è il sovraccarico della città, ma c'è l'ordinario che rimane. L'ospedale da campo che è installato e che è installato all'area dell'ex fiera avrà questa funzione di filtro e di attestazione delle situazioni sanitarie che hanno bisogno di osservazione, di controllo, ma che non hanno bisogno di interventi di particolare rilevanza. È dotato di una stanteria, è dotato anche di sala per piccoli interventi di tipo di pronto soccorso, di tipo chirurgico e altro, quindi è una struttura di per sé autosufficiente dal punto di vista di una emergenza di primo e secondo livello. E quindi avremo questa cosa qua, quindi voglio dire, queste cose qua ci sono e ci sono per la Dunata, ma ci sono per tutti coloro i quali dovessero trovarsi in una condizione di bisogno, alpini e cittadini di Pordenone. Quindi ricordiamoci un po' questa cosa. Seconda questione, è evidente che con i blocchi di viabilità o altro e con il picco di domanda c'era la necessità di dare un segnale anche sul versante della guardia medica. Qui abbiamo un raddoppio della guardia medica che in qualche modo si sposta, si posiziona oltre che alla casa Serena dove siamo abituati a trovarla, anche alla casa Umberto I, nel cuore della città, quindi in pieno centro, e quindi raggiungibile a tutti quei soggetti che potrebbero avere problemi di movimento, problemi di viabilità per effetto della folla, della presenza di altro. Le farmacie si sono accordate, ci saranno orari lunghi, farmacie aperte tutta la notte, non col consueto turno notturno, ma in maniera più massiccia, comprese le farmacie comunali, e quindi avremo questa cosa. E quindi voglio dire, questo è il piano complessivo che dovrebbe darci la tranquillità che al bisogno qualunque situazione può essere affrontata. È evidente, come dicevo prima, che nel disporre l'occupazione degli spazi della città con chioschi, con stand, con tutto il resto, gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso sono sempre stati garantiti. Quindi l'ambulanza, nella peggiore ipotesi, no, qualora si renda necessaria, è in grado, magari con qualche difficoltà di percorso, ma io credo che di fronte a un lampeggiante e una sirena ci sia una comprensione, no, da parte della gente che sta sulla strada, può raggiungere tutti i punti.
come sempre dal punto di vista della sicurezza, dico, i mezzi delle autorità di pubblica sicurezza, come anche, ed è sempre sicurezza anche questa, i mezzi dei soggetti che sono preposti a tutelare la funzionalità, la continuità dei pubblici servizi, luce, gas, acqua e quant'altro. Ci siamo inventati anche qui delle soluzioni perché alcune necessità di disporre di mezzi di rilevanti dal punto di vista dei volumi, trasformatori Enel per esempio, no? Se salta una cabina bisogna sostituire, vengano posizionati in alcuni luoghi che abbiamo individuato in centro città per poter essere agevolmente spostati senza bisogno di dover fare, come dire, il confronto, no? Confrontarsi con le difficoltà di transito e di circolazione. Quindi da questo punto di vista noi sicuramente non abbiamo previsto tutto perché è impossibile di fronte a una vicenda di questa natura, ma abbiamo tentato di proporre tutte quante le soluzioni a tutte quante quelle questioni che si possono immaginabilmente produrre. Devo dire, forse farà sorridere, ma abbiamo fatto anche una riunione, scusate, non è molto così simpatico, no? Anche con tutte le agenzie dei servizi funebri, perché non è che noi con un'ordinanza possiamo vietare che accadano queste cose nei giorni della adunata, e abbiamo immaginato anche, con le parrocchie l'avevamo già fatto molti mesi fa, come potevamo gestire un'emergenza di questa natura nel rispetto del bisogno che quelle persone, che quella famiglia rappresenta in quel momento di fronte a una situazione di particolare difficoltà che era data dall'occupazione della città in questi termini. E possiamo andare avanti, no? E abbiamo adesso questa mappa che vediamo. Bene, questa mappa la usiamo per dire che c'è una prima informazione di fondo che poi ci serve nel ragionamento che viene dopo. Nel ragionamento che viene dopo noi parleremo di zona rossa, di zona blu e di zona viola. Cosa significano questi termini? È la individuazione dei maggiori stress, delle maggiori criticità che noi abbiamo in città. La zona rossa, come vedete, è la zona compresa nel ring, credo che tutti quanti capiamo cosa vuol dire ring, e che ha una piccola parte che va al di sopra di quello che è il ring, che è quella zona che adesso viene segnalata, che evidentemente è stata individuata in tal modo proprio per la presenza dell'ospedale da campo, per la presenza tra l'altro di tutta una situazione di viabilità che risulta poi bloccata dal blocco del ring. Quindi qui, in questa zona rossa, ci sarà il massimo livello di problematicità e quindi di divieti, di blocco e di limitazione. Poi c'è la zona blu che subirà di contraccolpo, diciamo, di risulta gli effetti del fatto che lì c'è un blocco e quindi sarà non oggetto di divieti cogenti e importanti, come la zona rossa, saranno molto limitati, ma che sarà di una gestione, di una percorribilità assolutamente problematica proprio perché viene ad appoggiarsi sulla zona rossa. Ecco, zona rossa e zona blu in linea di principio interessano tutte quante le giornate della manifestazione, quindi direi dal giovedì sera in cui alle ore 17 verrà chiuso, poi la riprenderò questa informazione, il ring, alla chiusura della manifestazione che è la domenica notte. La zona viola invece è una zona che avrà la sua criticità, il suo stress fondamentale e soprattutto nella giornata di domenica. Nella giornata di domenica perché? Perché quella zona con tutti quei canali che vedete è la zona nella quale si raduneranno tutti gli alpini, tutte le sezioni che si preparano alla sfilata. E quindi la sfilata funziona che tutti i gruppi si organizzano, si schierano, poi vengono chiamati e iniziano il loro percorso. Quel percorso che dicevo inizierà alle 9 di mattina e finirà alle 9 di sera, no? Tanto ecco, per dare una dimensione. E quindi volta per volta su tutta quell'area lì si formeranno i gruppi che, chiamati al loro momento, lasceranno l'area in cui si sono formati per imboccare Viale Grigoletti. Successivamente su quella medesima area si formeranno dei nuovi gruppi che saranno chiamati successivamente. La sfilata
prevede che a partire siano i gruppi appartenenti alle associazioni più distanti, anche per consentire loro di rientrare poi in giornata, e poi le più vicine da ultime. Però ci sarà un movimento che dura no, in rotazione per l'intera giornata. La zona blu e la zona viola evidentemente sarà oggetto di un provvedimento restrittivo, cioè di limitazione, anzi di divieto della sosta con rimozione su tutte quelle strade, perché ci sarà un affollamento importantissimo, che riguarderà il periodo che va dalla mattina alle 6, 6 e mezza, 7, e che poi proseguirà per la giornata. Per cui le operazioni di gestione di quella zona lì faranno sì che già dalla sera del sabato parta un provvedimento di spostamento dei mezzi dalla strada, di ricovero dei mezzi in area che non incidano con il suolo pubblico. Allora, adesso che abbiamo fatto questa premessa per parlare delle diverse aree, vediamo un po' cosa succede progressivamente in città. Noi cominceremo a vedere, l'assessore lo diceva prima, dei movimenti già da oggi sostanzialmente, perché in molte parti della città sono iniziate le sistemazioni e l'installazione degli attendamenti, ma direi che per quanto riguarda le aree pubbliche da noi più utilizzate, cominceremo a vedere dal 30 aprile una graduale occupazione degli spazi. Ecco. E dell'area centrale sostanzialmente. Qui cominceranno ad essere resi non fruibili alcune parti, per esempio del parcheggio Marcolin. Ecco, stiamo già allestendo in questi giorni dei grandi cartelli che danno l'indicazione precisa, quindi chi si reca al Marcolin li vede, del momento dal cui scatta la indisponibilità degli spazi, no? E quindi progressivamente andrà a riempirsi totalmente, quindi non sarà più utilizzabile, e progressivamente cominceranno l'installazione di tutte le varie strutture. Quelle più rilevanti dal punto di vista dell'impatto sono le strutture destinate alle attività di somministrazione gestite direttamente dal COA, che sono la più grande in assoluto, situata al piazzale Filanda Marcolin. Ce n'è una nell'area di Piazza Giustiniano del Tribunale, ce ne sarà una in Piazza Risorgimento, ce ne sarà una in Largo San Giorgio e in Piazza della Motta, ecco, e in via Mazzini nel lato interno dove c'è il parcheggio della BCC. Ci saranno poi le installazioni progressivamente nella giornata di giovedì, poi no? dei vari punti per il pronto soccorso, peraltro, ma adesso un po' proseguiamo. Il giovedì 8 maggio è invece una giornata sulla quale mi voglio fermare un attimo di più, perché sarà una giornata di straordinario rilievo dal punto di vista dell'organizzazione della manifestazione e anche della vita quotidiana dei cittadini. Cioè, noi il giorno giovedì 8 maggio dovremmo immaginare l'evacuazione, passatemi questo termine, delle auto che sono site nel centro, nella zona rossa, no, che abbiamo visto prima, per spostarle altrove, in termini che ha accennato l'assessore, che magari ci ritorniamo, per lasciare questa area della città completamente disponibile alla manifestazione. L'altra cosa che sarà di rilievo epocale nel giorno 8 sarà tutta l'attività di installazione delle strutture di tipo mercatale che andranno a insediarsi, che sono da corollario, che sono parte aggiunta di tutta la manifestazione e che si installeranno in gran parte della zona centrale e che dovranno fare tutte le loro attività dal pomeriggio tardo del giovedì alla mattina del venerdì, per essere aperte e funzionanti il venerdì mattina. Quindi noi avremo una quantità di mezzi che si muovono nell'ambito della città nella serata e nella notte del giovedì, per consentire il regolare movimento di questi mezzi e la loro regolare installazione, che sarà assolutamente importante. Dal punto di vista logistico, gestire lo spostamento di tutti questi mezzi contemporaneamente in una città che ha le caratteristiche della nostra è una sfida di un certo
impegno è di un certo, è di un certo rilievo. Quindi giovedì è proprio la giornata clou della, della preparazione. Noi vediamo di arrivarci preparati, naturalmente abbiamo organizzato determinati passaggi amministrativi e gestionali necessari a fare questa cosa, però evidentemente ci confronteremo con una vicenda dal peso assolutamente notevole. Diamo per, come dire, risolto questo problema dell'8 maggio, quando i cittadini dovranno, che abitano nella zona rossa, dovranno aver come dire, spostato lì i loro mezzi. Dove portiamo questi mezzi? L'assessore ha detto bene prima, c'è innanzitutto una richiesta che l'amministrazione ha fatto, che fa e che ha ribadito più volte, e dobbiamo essere tutti quanti, come dire, protagonisti di strategie che aiutino la soluzione dei problemi. Alle volte però essere protagonisti non significa avere la chiave per aprire la porta, no? Per risolvere il problema. Quindi noi abbiamo scritto a tutti gli abitanti della zona rossa che ci fossero segnalate le necessità in modo tale da ricoverare almeno un'auto per nucleo familiare nei parcheggi in struttura che saranno resi disponibili per questa necessità e che hanno una possibilità di uscita e quindi di utilizzo dell'auto verso l'esterno. Le altre auto, se restano nei garage, evidentemente potrebbero, come diceva l'assessore, magari uscire di notte o di mattina, ma il rientro non sarebbe assolutamente immaginabile quando ci sarà la folla. Stiamo raccogliendo le adesioni e le segnalazioni che sono arrivate, contiamo di riuscire ad avere un po' il quadro della situazione entro lunedì e quindi provvederemo poi alle necessarie assegnazioni. E altra soluzione per chi in qualche modo riesce a gestirsi è quella di utilizzare i grandi parcheggi che abbiamo individuato nell'area esterna alla città e che vediamo in questa mappa, parcheggio dell'aerocampo della Comina, il parcheggio dell'area del Paradiso e parcheggi di grande dimensione che stanno nei centri commerciali a sud, tutte le aree disponibili al parcheggio che ci sono nell'area industriale di Valle Noncello, e le Electrolux che fondamentalmente però saranno disponibili sabato e la domenica perché venerdì lavorano, no? Quindi posizionare la macchina in uno di questi parcheggi e usare le navette, perché ci sono linee di navetta che collegano sia il nord, come dicevo prima, verso la città fino a Via del Traverso, dove sarà il terminal, e sia nell'area sud, sia zona industriale di Veroncello, arriveranno fino alla Santissima, e funzionerà dal punto di vista dei trasporti limitatamente al perimetro esterno della città anche il trasporto urbano ordinario. Allora, le navette sono gratuite, il trasporto urbano, compresa la linea rossa che parte dall'Ipercop, è a pagamento. E questi mezzi, come anche i mezzi del trasporto pubblico extraurbano, si attesteranno all'esterno della città. Sono stati individuati dei terminal, penso che si vedano, Livio, vero? No? Dei terminal per le navette, per il trasporto urbano e per il trasporto extraurbano. Direi che i più significativi per il trasporto extraurbano sono all'altezza di via interna, all'altezza delle scuole e all'altezza di via Mestre giù vicino alla Santissima, e lì i mezzi che provengono da fuori città dovranno attestarsi per poi ritornare, perché la città non è attraversabile. Le stesse linee del trasporto urbano arriveranno al confine delle zone interdette e lì ritorneranno e riprenderanno il loro servizio con gli orari ordinari. Nella domenica, che è giornata particolarmente intensa, manterranno l'orario feriale, per cui ci sarà un'intensificazione delle corse rispetto alle domeniche abituali. E quindi questo un po' è il sistema complessivo. La cosa che volevo ricordare anche in questo momento è che il mezzo privilegiato per avvicinarsi alla città potrebbe essere la bicicletta, e abbiamo individuato 4 aree da destinare a parcheggio per biciclette. Un'area è accanto alla chiesa della Santissima a sud, un'area è davanti al cimitero dei Cappuccini,
da dove si può accedere velocemente, voglio dire, al centro città. Un'area è al parcheggio che renderemo idoneo solo per le biciclette del parco di San Valentino, e un'area sarà delimitata, individuata nel parcheggio dell'ospedale. Quindi voglio dire, l'avvicinamento alla città, oltre che alle navette, può venire anche con questo mezzo, che non è consigliabile, abbiamo individuato per questo i parcheggi all'esterno, non è consigliabile che arrivi dentro la città, perché nei momenti soprattutto di intensità di folla non sarà agevole neanche spostarsi con le biciclette. Quindi ho fatto un po' un quadro generale, abbiamo detto che siamo all'8 di maggio, c'è tutto questa attività preparatoria, il 9 di maggio è il venerdì e incomincia la festa sostanzialmente, ecco. La festa incomincia con l'alza bandiera alla mattina, l'assessore ha già accennato prima al fatto che nel pomeriggio ci sarà la sfilata della bandiera di guerra dalla caserma mittica fino al municipio. In quell'ora lì il traffico, in quel momento lì, saranno le 17:18 del pomeriggio, la viabilità di via Montereale sarà bloccata non all'altezza di via del Traverso, ma più su, all'altezza del parcheggio sostanzialmente, ma sarà questione di qualche ora, e anche gli esercizi commerciali che stanno lungo il percorso della sfilata, se sono, come dire, confliggenti con il percorso, dovranno arretrare temporaneamente per la durata della sfilata. Niente di tragico, è questione di qualche ora. Venerdì la città si riempirà, comincerà a riempirsi, i numeri cominceranno a crescere, tutte quante le attività di vendita, di somministrazione, di animazione, concerti e quant'altro saranno nella loro piena attività. Il sabato, a maggior ragione, attendiamo un numero di ospiti, un numero di visitatori ancora più rilevante, ancora più importante. Sono previste delle cerimonie nel pomeriggio del sabato, parte la messa al Palazzetto dello Sport, poi una manifestazione con le delegazioni qui al Concordia e una serie di altri incontri di carattere istituzionale, ma quello che avrà sopravvento, che avrà diciamo così, la parola principale, sarà proprio il movimento di tutta la gente che sarà in città per vedere la città, per vedere la manifestazione, per godere di questa cosa. Arriviamo a sabato sera in cui noi prevediamo che le attività di carattere, come dire, ricreativo, insomma, e sociale, e di socializzazione, continuano fino a tarda ora, e quindi immaginiamo che le difficoltà di accedere alla città, anche per coloro i quali intendessero farlo nelle ore notturne, sicuramente dovrebbero spostarsi in orari non vicini a mezzanotte, ma più vicini alle 2, alle 3 di mattina, no? E questo è, e perché la notte, no, prima non l'ho ricordato, ma vale la pena di ricordarlo, è dedicata a tutte le attività di rifornimento delle attività commerciali, dei soggetti che esercitano attività commerciali, è dedicata alle operazioni di pulizia, è dedicata alle operazioni di asporto rifiuti, cioè a tutte quelle cose che nella giornata non è possibile fare perché c'è questo grande impegno del suolo da parte di una quantità di folla che non siamo abituati sicuramente a vedere. La domenica 11 è il giorno della sfilata. La zona viola di cui parlavo prima è la zona che per quasi tutta la giornata progressivamente resterà impegnata da gruppi che si preparano a sfilare. La città sarà tagliata in maniera netta dal percorso della sfilata, i collegamenti fra il nord e il sud della città potranno avvenire solo per linee molto esterne alla città, salvo per l'emergenza a cui è stato pensato di garantire dei percorsi. La fine della sfilata avviene all'altezza delle rotonde di Viale Martelli, da dove le persone potranno muoversi verso via Riviera del Pordenone, potranno muoversi verso via Martiri Concordiesi o verso via Martelli, verso le rotonde di Borgo Meduna. E se ritorniamo un attimo con la mente ai numeri che facevo prima, capiamo che questa questione dello scioglimento non è propriamente banale, insomma, ecco.
e quindi immaginiamo anche qui un forte stress, un forte impegno del suolo pubblico, insomma, del luogo. E questo è, diciamo, la domenica sera tutto finirà. Dopo la fine della sfilata, con il passaggio della stecca, i nostri amici dell'Aquila verranno a ricevere questo testimone, che porteranno all'Aquila, dove già stanno lavorando per organizzare la loro sfilata, la loro adunata del 2015. In realtà anche noi siamo stati a Piacenza, no? Più di un anno fa, prima che la sfilata venisse, per capire cosa succedeva e per prendere a nostra volta il testimone, così sarà adesso per gli amici dell'Aquila, e quindi la cosa finirà, saremo tutti molto contenti, avremo partecipato a questo evento straordinario, e la città dovrà rimettersi però nella sua forma abituale. Noi immaginiamo che nessuno disponga di una bacchetta magica attraverso la quale a mezzanotte tutto torna come prima, no? Come la zucca di Biancaneve, insomma, di Cenerentola era, no? E non sarà proprio così, insomma, no? E quindi è evidente che anche nei giorni di lunedì, martedì, insomma, gradualmente, no, arriveremo ad avere la nostra città liberata di questi impegni, di questi stress, di queste cose, e torneremo alla nostra vita normale. Io spero che ci torneremo, come hanno detto gli amici di Piacenza del filmato di prima, con un po' di nostalgia, perché non andiamo incontro a un'invasione di barbari, di orde, di cose come tante volte si favoleggia, andiamo incontro ad una grande manifestazione di popolo alla quale noi crediamo la città di Pordenone possa tributare una grande accoglienza e soprattutto una grande partecipazione. Naturalmente siamo qui a disposizione per tutte le domande più precise e più puntuali su argomenti che non potevano essere sviluppati puntualmente in un intervento di questa natura. Magari preferirei, dopo magari facciamo le domande, così adesso, dopo questa lunga carrellata di Ambrosio che ci ha illustrato, entreremo un po' più adesso nei dettagli per quanto riguarda gli aspetti viabili. Qua abbiamo il comandante Burnell, il capitano dei CAS, che ci illustrerà più strettamente per quanto riguarda i provvedimenti, gli orari, quali ore, eccetera. Quindi andiamo a definire bene il quadro, ecco, e dopo daremo spazio a tutte le vostre domande, ecco, grazie. Buonasera, è stato detto praticamente quasi tutto, magari non nei dettagli, ma in grosso linea tutto lo sviluppo. Un breve cronoprogramma di ciò che succederà. Giovedì, come vi dicevano, alle 14 ci sarà tutto il diritto di sosta di quella che è la zona rossa, magari se mi lasci la piattina lì così, e tutta la zona rossa, anche questo, come si diceva prima per la bacchetta magica, non è che improvvisamente sparisce tutto, ma si farà progressivamente partendo da quelle vie, quelle strade dove necessariamente dobbiamo sgomberare prima possibile per poi andare a scalare e man mano allargandosi andare a occuparci tutte le altre aree. Noi pensiamo, spero che non sia così, ma è molto probabile che invece lo sarà, vista l'esperienza di Piacenza e di altre realtà, ma dal primo pomeriggio finiremo verso la mattina a sgomberare, a liberare, a chiudere e anche a mettersi un attimino in rodaggio per quel che riguarda il controllo, perché ci sono per la zona rossa e la zona blu ci sono 11 varchi che diventano 12 la domenica, dove si entra e dove si entra, quindi sono vigilati da personale sia della Polizia Municipale che di volontari dell'ANA da giovedì a sabato e della Protezione Civile Regionale in nostro supporto la domenica, stiamo parlando di diverse centinaia di persone, e quindi sarà un'attività di tipo progressivo. Alle 5 poi inizieremo le chiusure. E tutto questo cronoprogramma poi ha delle variabili, che una è sicuramente la situazione meteorologica, perché la pioggia, il brutto tempo complica ulteriormente tutto lo sviluppo,
E l'altro aspetto, che è uno dei motivi per cui ci troviamo anche qui e cerchiamo di dare la massima comunicazione, è quello della risposta che i cittadini daranno alle attività e quant'altro, perché se tutti collaborano un po', tutti riusciranno meglio poi anche a svilupparsi, quindi i tempi saranno inferiori e andrà meglio per tutto. Questo andrà avanti poi tutto giovedì. Ecco, venerdì mattina dalle 7 verrà interessata quella che è la zona sud della città, quindi per quel che riguarda Viale Treviso, Via Nuova di Corva, le limitazioni in queste giornate, dal punto di vista, le variazioni per quel che riguarda la viabilità sono minime, c'è solo Via del Traverso, per dire che viene istituita in senso unico da Via Montereale verso Via San Quirino, proprio per quel discorso di terminal di bus, per agevolare, e anche perché c'è una vicinanza dell'ospedale, quindi dobbiamo anche lì fare molta attenzione a quelle che sono le vie principali destinate per i mezzi d'emergenza. E, anche perché all'ex fiera è presente l'ospedale da campo della Protezione Civile dell'ANA, che è una struttura di secondo livello dove già lì c'è un certo tipo di servizio che viene svolto. Venerdì mattina, dicevo, si inizia la zona sud con limitate modifiche alla viabilità, se non una in particolare, che è la chiusura dell'autostrada, o meglio, quando parliamo di chiusura dell'autostrada parliamo sempre di uscita su Pordenone o, come vedremo, di Porcia, perché venerdì verranno chiuse le uscite al centro commerciale Fiera e Porcia dalle 7 alle 10 e dalle 17.30 alle 19.30. Il sabato non è interessata la chiusura dell'autostrada, mentre poi domenica mattina sarà chiusa sempre l'uscita centro commerciale, Fiera, Porcia, dalle 6 alle 13. Il perché è presto detto. Il venerdì, come vi dicevano prima, in Fiera abbiamo 5-6 mila persone, ci sarà tutta una movimentazione anche a piedi, da via Pola scendendo giù verso l'Hotel Santin, è senso unico in uscita, e abbiamo tutto la zona sud, facciamo solo presente che tutti quelli, ci saranno molti alpini che soggiorneranno in località marittime per varie ragioni, e quindi molti arriveranno attraverso l'autostrada e su Pordenone. E tutto questo flusso che viene dalla zona sud, se non dovessimo chiudere l'autostrada, andrebbe poi a chiudere materialmente Borgo Meduna e tutta la zona lì. Quindi dovremo diciamo così, fare come uscite autostradali Cimpello e Fontana Fredda. Questo non vuol dire che sulla statale sarà già, ci sono dei problemi normali, però diciamo così che riteniamo che sia più fattibile riuscire a smaltire, a snellire quelle che sono le vie principali di entrata in città. Tenendo presente che tutto questo da giovedì a domenica, quando parliamo di transitabilità, parliamo di possibilità di passare in auto, ma non di facile percorribilità, ovviamente, perché ci saranno sicuramente delle problematiche non indifferenti. Il venerdì è così, e quindi alla sera poi c'è l'ulteriore chiusura, prevedendo che alla sera ci sarà un discorso legato all'arrivo per fare passare la serata a Pordenone. Sabato, considerate che tenendo presente appunto venerdì e sabato le scuole sono chiuse, almeno nel territorio di Pordenone e alcuni comuni limitrofi. Sabato, supponiamo, molti uffici sono chiusi, quindi c'è meno affluenza a Pordenone, quindi le autostrade riteniamo di non debbano essere interessate. E domenica mattina invece viene chiusa l'autostrada, perché l'ammassamento è nella zona di Rorai, e quindi non avrebbe un senso logico farle uscire a sud per poi dopo attraversare Pordenone e andare in zona ammassamento. Quindi sono già state informate le sezioni e quant'altro degli alpini che l'uscita consigliata sarà Fontana Fredda e appunto e Cimpello. Sono state poi ipotizzate anche a livello intercomunale e con la polizia stradale alcune possibili soluzioni o soluzioni tampone per eventuali problematiche che avremo sulla statale, ma la nostra finalità la domenica sarà quella sempre di garantire appunto la tracciabilità sull'asse della statale, insomma. Altre cose riguardante la viabilità sono molte.
Io quello che suggerisco a tutti che sono interessati e sono all'interno di queste zone è di vedere, noi già diciamo così la settimana prossima inizieremo a posizionare una cartellonistica di informazione su tutte le strade, cercheremo di farla in maniera più diffusa possibile, al di là di quella che è la segnaletica prevista dal codice. Nella segnaletica di indicazione ci sono degli orari, ci sono delle date. Ecco, io suggerisco a tutti di fare un po' più attenzione a ciò che si vede uscendo di casa, perché quello può già essere un buon inizio per rendersi conto che insomma, qualche cosa ognuno poi è coinvolto magari in prima persona. Ci saranno zone dove sono direttamente interessate subito da giovedì, altre meno, ma poi, come si diceva, il progressivo aumentare dell'affluenza degli alpini materialmente poi andrà a occupare fisicamente tutti gli spazi. Una delle tante domande, anche se mi sembra sono in calo, almeno per quello che ricevo io come posta elettronica e cose del genere, sono le richieste di pass, no? Come è stato detto, non vengono rilasciati i pass. Il problema è molto, molto pratico, cioè non è questione di avere o non avere il pass, no? Che è questione che anche se ce l'hai, poi dopo materialmente non lo utilizzi perché non riesci fisicamente a entrare con il mezzo, e se riesci a entrare poi magari non riesci a uscire. Quindi quello che viene chiesto, e come ha detto anche l'assessore, bisogna che ognuno si adatti e cerchi di trovare degli adattamenti per queste giornate, non ci sono molte altre soluzioni. Io non avrei altro, perché poi sì, mi sembra che è stato detto un po' tutto, se penso che si possa passare, passo all'assessore. Grazie, il capitano dei CAS è un po' lo stratega per quanto riguarda lo studio della viabilità, che come vedete è un'operazione assai complessa e soprattutto sarà anche complessa poi nella gestione del tutto. E qua magari chiamo il colonnello Burnell, che magari ci dice due cose prima poi di passare le domande per quanto riguarda la gestione di tutto l'insieme per quanto riguarda il traffico. E molto brevemente, noi della Polizia Municipale, rinforzati da colleghi sia del Friuli che del Veneto, e saremo presenti da giovedì H24 nella nostra città per tutte le esigenze, soprattutto per quelle attività di controllo che avete ben inteso nelle descrizioni che sono state fatte fino adesso. Quello che vogliamo fare è soprattutto di dare sicurezza alla nostra città, di permettere alle persone che vengono qui per festeggiare, per conoscere la nostra Pordenone, di passare dei giorni tranquilli, ma soprattutto di fare in modo che i nostri concittadini non si sentano ossessionati o bloccati. È una situazione fisica, saremo tanti. La città è quello che è e dovremo stringerci. Ci stringeremo in quei giorni, ce la faremo sicuramente a vivere alla grande e a superare quei giorni ed arrivare al lunedì mattina in cui piano piano ricominceremo a vedere la nostra Pordenone. Però non è che siamo occupati o invasi, è gente che viene qui a festeggiare con noi questo momento che loro da 87 anni fanno in diverse città della nostra nazione e che per la prima volta, e probabilmente l'unica, sarà a Pordenone. Quindi forza, pazienza con noi, ma io sono sicuro che ce la faremo sicuramente. Grazie comandante. E grazie anche per la vostra pazienza. Adesso passiamo un po' alle domande, perché immagino prima c'era la signora che si è prenotata, magari vediamo di fargli arrivare il microfono. E la signora è qua. Buonasera. Volevo intanto ringraziare perché siete stati tutti molto chiari, per carità, non c'è niente da obiettare.
Io avevo già consultato il sito del comune, anzi in particolare, però la mappa non è molto chiara come lo sono queste slide questa sera, no? C'è in previsione, avete già annunciato la cartellonistica, ma ci sono delle brochure che saranno distribuite, qualcosa del genere. Sì. E poi un'altra cosa, lei ha detto di portare fuori le macchine, immagino che siano quei parcheggi che sono segnati sempre. Sì, dicevo, le macchine, quelle dell'area della zona rossa e... No, io personalmente abito fuori dalla zona rossa. Quindi se abita fuori della zona rossa non dovrebbe esserci problemi, ci sarà intensità di traffico, dovrà valutare secondo le ore, ma comunque non c'è quella ressa che invece prevediamo nelle aree centrali. Ecco. E comunque per dare la risposta ci sarà la brochure dalla prossima settimana, ne stampiamo 50-60 mila e saranno poi recapitate in ogni famiglia e saranno proprio queste piantine che avete appena visto, perché ovviamente c'è stato un'azione in progress e quindi siamo andati anche a perfezionare delle piantine che siano il più possibile leggibili e comprensibili da parte di tutti, perché quelle che avevate prima erano dei disegni tecnici, ecco, erano delle piantine interne nostre. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare, qua abbiamo lo staff del nostro personale e abbiamo anche la cartografa che in tutto questo periodo è andata a indicarci tutte le aree per i servizi, dove va i punti medici avanzati, le bancarelle dove vanno posizionate, tutti gli attendamenti, eccetera, eccetera, eccetera. È stata una progressione continua. Ma lasciamo spazio ad altre domande. Buonasera. Sono qua. Prego. Io parlo a nome dei commercianti e è stato detto che ci sono degli orari notturni per il fornimento. Volevo una precisazione, sono da mezzanotte alle 8 o dalle 2 alle 6, non ho ben capito l'orario dai giornali. E poi i bus navetta con quale frequenza circolano? Da che ora a che ora? Ecco, per i bus navetta rispondo io, poi andiamo dal capitano dei CAS, che lo vedo lì, che poi risponderà esattamente per gli orari notturni. Allora, abbiamo previsto per gli approvvigionamenti gli orari notturni, che adesso vi dirà esattamente. Per quanto riguarda i bus navetta, circoleranno grosso modo dalla mattina alla sera fino a oltre mezzanotte, perché d'altra parte la gente dopo una certa ora va anche riportata a casa, come si suol dire. E avranno una frequenza circa dei 15-20 minuti massimo. Ecco, questo è un servizio che serve sia per i nostri cittadini sia anche per gli alpini. E soprattutto mi riferisco e aggiungo per quelli che venerdì mattina e naturalmente in giornata vanno a lavorare, chiaramente non potendo entrare con la macchina, che la lascerà in uno di quei parcheggi che abbiamo appena visto, da lì prenderà il bus navetta e entrerà verso il centro città. Se diversamente vuole venire in bicicletta, dipende dai percorsi, da dove, perché c'è gente che viene da fuori e quindi arriva in auto, c'è gente che abita a Pordenone e quei giorni consigliamo di muoversi in bicicletta fin dove riesce. Avete visto che abbiamo messo i parcheggi a corona e dopo si entra a piedi nei luoghi ovviamente dove è più difficile muoversi. Allora, per quanto riguarda gli orari di andare a fare il rifornimento, zona rossa, zona blu, zona rossa. La zona rossa, giovedì dalle 17 alle 20 lo sconsiglio caldamente, se possibile, perché spero che non ci sia già da rifornire dalle 17 del giovedì, perché evidentemente spero che ci si faccia un minimo di rifornimento, di deposito. Comunque, venerdì poi dalle 2 alle 8, sabato lo stesso dalle 2 alle 8 e domenica dalle 2 alle 5. Le 5 perché poi alle 5 c'è tutto il mondo che deve prepararsi per quella che poi è la sfilata. Mettere giù 5 km a Senne ha un suo impegno e poi ci sono tutta un'altra serie di operazioni, di attrezzature, infrastrutture, cavi. E approfitto per dire un paio di cose sull'argomento informazione. Prima di tutto, se queste informazioni le trovate anche nel sito del Comune, no? C'è un link apposta,
che è www, adesso se magari lo, perché dentro nel sito ci sono in ordine alfabetico una serie di domande che vanno a tema, insomma così, fra i quali c'è anche viabilità e parcheggi. Nella viabilità e parcheggi ci sono indicate tutte le zone e ci sono anche tutti gli orari per quel che riguarda, vedete, zona rossa, zona blu, zona viola. Cliccando all'interno ci sono i dettagli per quel che riguarda anche quel che riguarda i rifornimenti, eccetera eccetera. Non solo, ma c'è anche poi un apposito ufficio che è stato aperto, un call center che è stato messo apposta, dove ci sono anche una mail di riferimento. Dico questo perché anche oggi continuano ad arrivare, non che non rispondo o non rispondiamo, però dalle mail alla Polizia Municipale c'è un ufficio apposito, c'è questo call center apposto dove c'è una mail adunata a 2014, tutto quello che riguarda di domande che possono interessare magari personalmente, magari la propria situazione, può essere fatta lì, poi dopo tramite gli uffici, tramite il comando e altre strutture vedremo di rispondere un po' a tutti il più dettagliato possibile, perché mi rendo conto che ognuno magari ha delle esigenze particolari, molto spesso sono esigenze simili, però dipende molto dalla via dove si abita, dove si ha l'attività, gli orari, e ognuno ha le sue esigenze, quindi è difficile in questo link ricomprendere tutto, anche se molto è stato fatto e ritengo anche bene. Prego. Grazie, buonasera, volevo chiedere il servizio autobus, non autobus ma quelli regionali, le corriere, per dire le corriere, funzioneranno oppure no? Perché sarebbe il caso di consigliare agli amici di prendere il treno o la corriera, ma volevo sapere questo secondo mezzo se funzionava in quei giorni lì oppure no, visto che la stazione del corriere è vicino alla stazione. La domanda coglie ovviamente anche il segno per poter spiegare. Con giovedì salta il termine del bus urbano in Piazzale Elero, perché non entra più all'interno della zona rossa, e quindi voi avete visto prima nella cartina che sono segnate tutte le fermate a corona fuori dell'area della zona rossa, e la stessa cosa va anche a saltare il terminal della stazione del bus extraurbano, perché ovviamente non passa, e anche lì sono previste le fermate dell'extraurbano con colori diversi nei vari punti, vedete quelli blu dove sono le corrierine blu e tutto l'extraurbano, dove sono quelle gialle corrisponde ai bus urbani, cioè quelle sono le nuove fermate di avvicinamento ma non di entrata nella zona rossa, per cui si arriva lì, l'autobus che viene da Torre arriva fino a Piazza dei Mutilati, zona San Valentino, gira, ruota attorno, ritorna e lì c'è il punto di fermata, cioè c'è il terminal per ogni linea. Ecco, non c'è più il terminal di Piazzale Elero e non ci sarà il terminal presso la stazione, proprio perché la città viene divisa in due, interrotta, ma viene mantenuto lo stesso il servizio di avvicinamento. Per quanto riguarda invece i trasporti ferroviari, ma quelli ovviamente per l'afflusso, quelli invece vengono potenziati e quindi sono previste, soprattutto nella giornata di domenica, circa 18 treni in più rispetto agli ordinari, ecco, proprio per permettere l'afflusso e il deflusso degli alpini. Guardi, qua abbiamo l'occasione di avere qua il direttore di GEA, l'amministratore di GEA, che ci darà le spiegazioni in modo puntuale. Prego, dottor Mariotto. Sì, buonasera, brevemente. Non possiamo pensare di gestire 400.000 persone con i cassonetti dei condomini, anche perché i cassonetti dei condomini servono ai condomini.
Allora, ci saranno, e dico subito, che verranno collocati 1500 punti di raccolta su tutta la zona rossa, più tutti gli accampamenti alpini verranno serviti con altre migliaia di cassonetti specifici, quindi comunque non si può pensare di sovrapporre il servizio ordinario a quello straordinario, anche se di questo siamo coscienti, e l'ho detto all'amministrazione, tutti siamo coscienti che per quanto faremo, gran parte dei rifiuti li troveremo per terra, perché comunque anche le altre adunate sappiamo che troveremo uno strato di qualche centimetro di rifiuti per terra. Assolutamente no, assolutamente no. No. Proprio no, anche perché no, quelli lì serviranno a voi, servono ai condomini, non serve. No, chi verrà come ospite avrà i loro contenitori specifici fatti apposta per la donata. Assolutamente sì. Sì, no, non pensiamo di poter diciamo infilare in un tubo da mezzo pollice una damigiana di vino, insomma, assolutamente. Grazie. I cassonetti dei negozi, delle attività, a che orario li mettiamo fuori? Cerchiamo di mantenere una raccolta notturna. Ma dove abita? Qui. Allora, in centro, di fatto, la zona di servizio di raccolta di rifiuti viene completamente modificata, nel senso che non ci sarà la raccolta di rifiuti specifica in centro. I commercianti e chi abita in centro potrà utilizzare tutti i contenitori ex novo che saranno stradali, messi giù appunto per la raccolta. Noi metteremo giù, torno a ripetere, 1500 bidoni in zona rossa, più rafforzamento di bidoni del vetro e dell'umido, e quindi il servizio porta a porta in centro, in zona rossa, non ci sarà più, i cittadini utilizzeranno i bidoni come utilizzeranno i visitatori della dunata. Ok? Grazie. Altri? Prego. Buonasera, ho un paio di domande riguardanti la zona dell'interporto. Il venerdì sarà chiusa sia l'entrata che l'uscita di mezzi negli orari che avete dato o solo l'entrata? Nel senso che noi abbiamo le automobili, ci possiamo spostare, però lavorando con i mezzi pesanti vorremmo informare completamente i clienti. Seconda cosa, tutta la zona dell'interporto è adibita a parcheggio, evitiamo di far venire i mezzi pesanti per il giorno del venerdì, oppure ci sono delle aree che rimangono libere per appunto soprattutto per i mezzi pesanti? Questo è quello che mi interessava sapere. Allora, io ho fatto un incontro all'interporto ancora un 20 giorni fa, un mese fa, proprio per dare delle indicazioni a tutti gli operatori. L'interporto comunque è accessibile, nel senso che i mezzi possono muoversi. L'unico aspetto sul quale ci siamo soffermati e abbiamo dato indicazione di come organizzarsi per tempo è la chiusura dell'autostrada, che viene fatta in determinati orari al venerdì, dalla mattina, come si è detto prima, dalle 7 alle 10 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. Perché chiudiamo l'autostrada? Per un semplice motivo, che sia al mattino e alla sera in quelle ore lì sono le ore di punta del traffico, essendo giornata lavorativa, naturalmente c'è un transito che passa su Pordenone, che attualmente è sostenuto anche dal ring. Una volta che il ring è chiuso da giovedì sera alle 5, il venerdì, giorno successivo, voi capite che tutto quel traffico proveniente dall'autostrada, da Viale Treviso, da Via Nuova di Corva, si scarica sul nodo di Borgo Meduna. Ed è un aspetto abbastanza complesso di gestire quel traffico. Per cui abbiamo ritenuto opportuno alleggerire in quelle ore lì ed evitare
l'uscita, quindi l'ingresso in città da parte dell'autostrada. Quindi per uscire da Pordenone si esce, non si entra in concomitanza. Se ci sono dei camion, dei vettori, dei mezzi che devono arrivare in quelle ore, l'indicazione è di indicare che arrivino o in orari diversi rispetto, oppure di farli uscire a Cimpello se provengono da Portoguaro o da Fontana Fredda se provengono, e di far poi la strada normale per raggiungere l'interporto. Ecco, questo, e quindi poter garantire la funzionalità. Anche lì basta, ecco perché l'abbiamo fatto ancora 20 giorni, un mese fa, perché preavvisino, alcuni di loro hanno dei mezzi che arrivano dall'estero e se sono opportunamente indicati sanno come arrivare, con che orari e come organizzarsi. Insomma. Per quanto riguarda invece i parcheggi, la viabilità all'interno dell'interporto è garantita, per cui se c'è un mezzo pesante passano, come arrivano le corriere lì, per dire, possono arrivare anche. Chiaro che le corriere parcheggeranno sulle aree che sono pubbliche a parcheggio e così pure anche le automobili. Quelli che hanno le attività lì, se possono, quello è una raccomandazione, e se hanno gli spazi cerchino di portarli all'interno dei cortili delle aree in quelle giornate lì, in modo tale lasciano spazi perché quella è un punto importante che noi utilizzeremo, la zona appunto dell'interporto per il parcheggio. Un'altra cosa, il parcheggio grande di fronte alla dogana è ritenuto parcheggio libero, quindi corriere, automezzi, certo, può parcheggiare chiunque. Certo. Grazie. Ecco. Altre domande? Scusi, con la bicicletta nella zona rossa, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, a che ora si può entrare e uscire? Io lavoro in centro. Ecco. Allora, io arrivo alle 7, riesco a entrare? Allora, a quell'ora lì immagino proprio di sì. Ecco. Perché immaginiamo che alla mattina si riposino e quindi, ecco. Però se deve uscire magari alle 4 o alle 5 del pomeriggio, ha la bicicletta che è riuscito a portarsela dentro. Quando uscirà, se la porta a piedi, a mano, e uscirà fino lentamente in mezzo alla folla. Se no, noi abbiamo previsto e prima indicato i parcheggi. Da dove proviene? Da nord. Da nord. Il primo parcheggio per biciclette che andremo ad allestire è sul parcheggio, quello lì dell'ospedale. Lì occuperemo uno spazio specifico per parcheggio di biciclette. Ma è troppo lontano arrivare in centro a piedi. Mi conviene andare alla Santissima. Casomai. In quei giorni bisogna adattarsi, come ve l'ho detto prima. Sì, certo. Magari si esce una mezz'ora prima da casa. Esatto. E si fa sto sforzo. Ecco. Però con la bicicletta per mano magari... Con la bicicletta per mano, va bene. Si entra. Dopo ognuno si regoli, cioè noi diamo dei consigli. Sarà un po' difficile nelle ore di punta, se uno lavora nell'area centrale, che poi la bicicletta, fin quando si può pedalare, c'è un po' di gente, si può andare avanti, però poi quando si arriva nella folla fitta, lei sa che bisogna... Però io posso arrivare alla zona Santissima, e poi... Perfetto, come vuole, lì alla Santissima c'è un altro parcheggio. Esatto. Ecco. C'era, poi anche il signore lassù. A proposito delle brochure che avete detto che dalla prossima settimana una per famiglia verranno distribuite, c'è la possibilità di averne anche qualcuna in più da tenere a disposizione nelle attività commerciali, eventualmente da dare? Ma dire certamente ne abbiamo stampate in più, so che c'era anche la circoscrizione centro che ad esempio voleva fare un servizio di distribuzione, se serviva, okay, supplementare, se eccetera. Se vuole ritirare per dire come attività... Presso l'amministrazione comunale ne avremo in più, potremo dare, quindi okay, grazie. Per noi ci interessa che ci sia la massima divulgazione, per cui... Noi siamo del commercio in area pubblica, volevo sapere quando possiamo allestire, noi siamo in piazza 4 novembre, avete previsto lì la zona per il commercio in area pubblica, volevo capire quando possiamo allestire, prima di giovedì penso naturalmente. Mi permetta, in piazza 4 novembre, piazzale 4 novembre. 4 novembre, ecco. Sì. Noi abbiamo previsto la giornata di giovedì.
come giornata. È chiaro che posso capire che tante volte dal punto di vista organizzativo, se tutti arrivano il giovedì, si muovono camion, tutti portano dentro, cioè, ecco. E abbiamo mandato, io non so se lei è arrivata, anche una lettera in cui c'è un chiarimento da parte nostra, anzi è uno, qua abbiamo la dottoressa Silvia Cigana che si occupa di commercio e quindi riesce meglio, perché il problema è capire, lei è un operatore in sede fissa o... No, in sede mobile. Ah, ecco, e quindi è assegnatario di un'area. Sì. Allora lei avrà ricevuto senz'altro, l'abbiamo trasmesso tutti via PEC, le direttive per come entrare a Pordenone. Sì. Il punto d'ingresso è previsto al centro commerciale L'Ingrosso da giovedì pomeriggio alle 2, vi facciamo entrare in città solo dalle 5 però. Escluso via Riviera del Pordenone e via Oberdan, che entrano solo dalle 19. Quindi se arrivate al centro commerciale L'Ingrosso alle 2, lì allestiamo un ufficio del comune che fa il check-in e vi rilascia il pass, chiamiamolo pass, un apposito documento con cui potrete entrare in città, però solo dalle 5. Le 5 del mattino di giovedì? No, del pomeriggio. Del pomeriggio 17, del scusate. 17. Grazie. Altri? C'è anche qua giù che attendono. Scusa, che ero indietro. Se no, è più facile che facciamo così. Ma... Buonasera, grazie per quello che state facendo comunque. Io volevo avvisarvi solo di una cosa. Ci sono due uffici pubblici che giovedì e venerdì, in piena zona rossa, sono aperti. Loro chiedono gentilmente se gli date le indicazioni come fare, glieli fate avere in ufficio, come questo sarebbe l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, fra cui le due agenzie sono aperte anche di giovedì pomeriggio. Se potete dare loro un'indicazione come fare per arrivare al centro, o magari potete dare a me, mi interessa pure io di fargliela avere come volete, così poi dopo... perché altrimenti loro dicono come facciamo ad uscire, particolarmente la gente che viene da fuori, perché sono molti che vengono da fuori. Grazie. Sì. Abbiamo fatto un incontro anche presso la prefettura, con tutte le agenzie, con tutte, ecco. L'indicazione che abbiamo dato è che quelli che lavorano in centro e se vengono da fuori vanno a parcheggiare nei parcheggi che abbiamo predisposto lì. Si prendono il bus navetta arriva fino alla Santissima e dalla Santissima a piedi arrivano fino agli uffici del Bronx. Punto. Viceversa poi il ritorno. Ecco, quello è l'unico modo. Se vengono al mattino presto ed entrano, non lo so poi come usciranno, è sempre il solito problema. Quindi se diamo questi consigli è perché uno possa muoversi con tranquillità. Buonasera. Chiedevo una cosa a nome, penso, delle associazioni Onlus che saranno destinate in via Mazzini per quei 3 metri per 3 metri, se avranno la concessione. Avevo due domande. Uno, la concessione dovrà essere, diciamo, documentata, certificata da una vostra cenno di riscontro, e se sì quando, e poi se in quei 3 metri per 3 metri ci sarà un punto luce, per dire una presa di corrente, un punto luce per una lampadina, tutto qua, perché magari stanno le associazioni, magari adesso stanno allestendo dei gadget e volevano... No, e dunque noi abbiamo ricevuto fino a ieri, se non sbaglio, le Onlus, no? Le domande. Sono arrivate domande inferiori agli spazi disponibili, per cui quelli che sono arrivati e che hanno i requisiti sono garantiti. E adesso noi facciamo, così come doverosamente, gli accertamenti a campione sui requisiti. Credo che nella giornata di lunedì noi manderemo una comunicazione con la quale vi diamo le indicazioni che in linea di principio dovrebbero essere quelle di assegnarvi, secondo l'ordine cronologico, il posto assegnato, e l'ingresso avverrà probabilmente, ma ve lo confermeremo con la lettera, nella mattinata del venerdì, con punto di ritrovo all'autostazione. Da lì poi vi accompagniamo nel luogo dell'insediamento.
e quanto, per quanto ottiene invece i punti luce non c'è possibilità di allacciamenti in quell'area lì e quindi non abbiamo potuto predisporre né offrire questo tipo di servizio. No, no, perfettamente, ma mi hanno telefonato altri oggi con la stessa domanda, quindi c'era la signora qua giù, prima c'era la signora. E volevo capire meglio, domenica sera, per quel che riguarda la zona rossa, quando ci si potrà nuovamente circolare, parcheggiare eventualmente, da che ora indicativamente? Lunedì? Può rispondere lui. Sì, noi contiamo ovviamente, come dicevo prima, la sfilata terminerà intorno alle 21, poi ci saranno le cerimonie di commiato, poi ci sarà il lento allontanamento delle persone che sono in città, cioè quelle che in realtà volevano andare perché erano lontane e sono partite durante la giornata, però un'aliquota importante di persone che magari si reca nei campi, che pernotta ancora a Pordenone eccetera, si fermerà probabilmente fino a una qualche ora e da lì inizieranno poi tutta una serie di attività che sono quelle di smantellamento, come dicevo prima, sia degli spazi pubblici allestiti dai nostri pubblici esercizi che hanno avuto ampliamento di disponibilità di spazio, sia dagli ambulanti e altro. Quindi ci sarà un discreto movimento e un discreto fermento. E dire quando e a che ora, diciamo che tutto andrà risolvendosi progressivamente, ecco. Credo che a partire dalle 11, 11 e mezza della sera la città comincerà a svuotarsi, però si svuoterà della gente. Le altre attività saranno ancora sicuramente abbastanza intense nell'arco della notte per poter sbaraccare via, insomma. Comunque si riduce già di parecchio, sì, perché gli alpini, quelli che sfilano la mattina, il primo pomeriggio cominciano la strada, soprattutto se hanno un percorso lungo di ritorno. Altri se ne vanno via lunedì e quindi rimangono ancora. Sì, molti degli insediamenti sono su parcheggi, per quello dicevo, no? Cioè il parcheggio sarà disponibile nel momento in cui quelli su strada parlo, nel momento in cui va via l'attività che si era insediata lì, e sarà progressivo, no? Sì. Altre domande? La signora mi pare che veniva un po' prima. Non ci sono due. Io ho fatto richiesta per il parcheggio, per un posto in struttura comunque fuori dalla zona rossa, perché non ho un posto dove lasciare la macchina. E quando ci dite se... I termini perché... per la presentazione scadono domani. No, io l'ho già fatta la richiesta, è stata già anche accolta. Ah, ok. Non possiamo darlo a lei se non sono arrivati tutti. Ok, no? ma non ne avete, non ne avete per tutti, mi sembra. C'era scritto allora, fino a disponibilità, ma questo è evidente. Okay. Allora, il termine per la presentazione delle segnalazioni di interesse scade domani. Mm-hmm. Noi possiamo dire che ce n'è per tutti, che non ce n'è per tutti, che li diamo a un pochi, che ci inventiamo un modo per dare, no, risposte a quelli che non ce l'hanno, e lo diciamo dopo che abbiamo visto quanti sono arrivati. Quindi noi ci siamo già organizzati per essere in servizio sabato mattina, per avere tutta quanta la documentazione che è pervenuta nel termine, e lavoreremo sabato, forse lunedì, non domenica immagino, per potervi dare poi i feedback che sono doverosi, insomma, sì. Quindi avrete queste nostre notizie, però non possiamo muoverci prima di aver capito esattamente qual è il tenore della domanda. Consigliabile quale zona, cioè quale percorso fare? In che giornata? Sabato e domenica. Sabato e domenica. Perché in che zona di Rorai abita? San Lorenzo. Scusa, assessore, volevo fare proprio una precisazione, che magari qualcuno non ci fa mente locale, noi lo diamo per scontato, ma forse è meglio riportarla. Allora, Rorai, nella giornata di domenica, Rorai sapete che a destra e a sinistra di Viale Grigoletti, no? Viale Grigoletti sarà una barriera invalicabile la domenica, come ho detto prima, dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Tutti coloro i quali hanno parcheggi privati del condominio, della casa, eccetera, che si affacciano e che hanno come unica uscita Viale Grigoletti, saranno chiusi domenica. Quindi noi non è che possiamo mandare una comunicazione un po' a tutti, perché la definizione di come si svolge la sfilata è già indicativa di questa cosa e dovremo contattare non so quante migliaia, no, di persone. Quindi, allora, il primo concetto di Rorai è che tutti coloro i quali hanno l'affaccio su Viale Grigoletti e l'unica uscita per le loro auto è Viale Grigoletti, sappiano che... No, non rispondo a lei, faccio, dopo arrivo a lei e faccio un discorso di carattere più generale.
questi devono sapere che è opportuno, se intendono muoversi la domenica, no, che la macchina la spostino, perché se il sabato, con tutti i limiti derivanti dall'intensità della circolazione, accedere a Viale Grigoletti è possibile, perché fino all'inizio della zona rossa, quindi fino all'Arco San Giovanni, la percorribilità è ammessa, sempre che ci si possa passare, no? La domenica questo non è praticabile, e questa è la prima parte. Ho colto l'occasione già per il dare, sabato pomeriggio, ecco, è per chiuso dare, perché no, le transenne il pomeriggio vengono, ecco, chiuse, per dare questa precisazione, perché poi non è che lavorano di notte. Ecco, l'altra questione è questa: se uno vuole andare in zona emisfero da Rorai, io credo che se è zona San Lorenzo bisognerà accedere attraverso lato sud della città. Ecco, rimarrà aperta la circolazione via della Ferriera, quindi da San Lorenzo voi, no? Via Maggiore, si arriva in via della Ferriera. Via della Ferriera rimane aperta anche la domenica, rimane aperta e prosegue poi su via Oberdan, passa davanti alla stazione. Davanti alla stazione si può andare sia verso via Cappuccini sia verso il ponte De Marchi e quindi la rotonda Santin, per capirci, e da lì sempre traffico. Comunque per domenica, sempre, se di sabato lo può fare, se di sempre, domenica io lo sconsiglio, sì, ecco, comunque. Sempre perché, traffico permettendo. Perché andiamo a intasare strade che lui ha elencato, ma che ci servono come via di fuga per i mezzi di soccorso e per le emergenze. Ecco, quindi. Sì, però sarebbe... Quindi quella viabilità che io le ho elencato è una viabilità che non viene inibita. Se inibizione c'è, è derivante dalla frequenza che c'è sulla strada. E lì nessuno lei, di lì, noi... lì conviene, no, una macchina metterla oltre via del Pedron, e lei da Porcia va all'autostrada e arriva all'emisfero. Quella è la soluzione che è garantita per uno che deve muoversi a determinate ore. Chiaro, perché il giorno della domenica è il giorno topico per quell'area. Sabato ancora si può fare, ma la domenica il consiglio che le do: porti l'auto oltre via del Pedron, da là prende la strada e va verso l'autostrada a Porcia. Ecco, perché l'entrata su Porcia è chiusa, ma l'uscita si può andare, capito? Ecco, 6 del mattino, tanto per intenderci, 7 del mattino. Io ho abbiamo 5 macchine fuori del cancello perché non abbiamo garage. Si possono lasciare lì. In quale luogo? A Rorai Grande, in via Fantusi, vicino alla Filata. E in zona, no, qua adesso sono chiedo, dentro proprio fra via, voglio identificare Nicoletta, bene la sua via. Via è in zona Viola. Via Fantusi, Nicoletta. Quella lì è in zona Viola. Via Nicoletta, a senso unico. Quelle tre là. Questa l'hanno portata fuori. È una di quelle viola o è bianca? È bianca la strada. No, ma lì sulla piantina. Viola. È viola, e quindi se è viola lei deve rimuovere le macchine. No, perché... Ah, è bianca, quindi non è interessata la... E qua diamo la risposta adesso al capitano dei CAS, che sarà più preciso. Un attimo solo di pazienza. Nel frattempo, se c'è qualcun altro che deve fare la domanda, così le facciamo cumulative. Ecco qua. Ripeto quello che ho detto prima, i giorni prima verrà messa una cartellonistica, perché la zona viola vuol dire che se uno la lascia lì, poi dopo andare via è un problema. Alcune strade materialmente c'è quello che viene chiamato l'ammassamento, cioè ci sarà le persone lì, quelle vie lì, sto parlando sempre della zona viola, quelle vie lì dove ci sono i cartelli la macchina non deve stare. Via Fantuzzi, peraltro, poi se è bianca la strada vuol dire che è fuori dalla carreggiata, probabilmente non è neanche di uso pubblico. Comunque via Fantuzzi non è tra le vie dove è previsto che vi sia dei raggruppamenti o delle sezioni di alpini che stanno lì. Quindi vuol dire che lì l'auto può stare. Tenga presente che se la lascia lì... È intercluso, Però, la lascia lì,
No, no, sì, se lei la notte la lascia lì, le cinque macchine le lascia lì in fila, fino alla domenica sera non le tocca. No, ecco. Sì, sì, c'è quel. No, no, comunque via Fantuzzi non è tra l'elenco delle vie dove c'è già previsto che c'è un ammassamento. Lei faccia comunque attenzione i giorni prima, ma l'escludo perché se è sterrata vuol dire che non è neanche pubblica probabilmente. Vabbè. Prego, c'è la signora. Abito in Vicolo Molinari, cioè nel cuore della zona rossa vicino all'ospedale da campo. È un vicolo in cui sostano normalmente le auto dei residenti, è vicino quella frecciolina rossa là. E, non c'è passaggio di traffico, nel senso che è utilizzato soltanto da noi che ci abitiamo. Volevo chiedere a nome di quelli che abitano lì, che come me sono interessati dai provvedimenti insomma, di limitazione, di chiusura del traffico, se sia necessario spostare le auto e quindi ricoverarle avendo fatto domanda per i parcheggi in struttura e portarle fuori dalle zone interdette, oppure, visto che normalmente di lì non passa niente, non c'è traffico, le possiamo lasciare. Allora, Vicolo Molinari, per una logica nel dover dare una zonizzazione, naturalmente abbiamo dovuto inserirla in quella zona lì. Ha due uscite e entrate, no? Perché mi sembra un divieto di transito, eccetto residenti, no? Sì, vabbè. Una entra da via Molinari, dalla parte dell'ex fiera, dall'altra parte esce sul tratto che va verso Piazza Duca d'Aosta. Per dire, quella che esce da Piazza Duca d'Aosta, non è, l'ingresso lì non è né in zona rossa, quindi uno può entrare senza necessità di, non trova nessun varco con nessuno che gli chiede dove sta andando e cosa sta facendo. E Vicolo Molinari, anche per caratteristiche che ha, non ci sono problemi nel stare parcheggiati lì, ecco, sì, e nemmeno nell'uscire, tenendo presente sempre i discorsi che abbiamo fatto, cioè uscire da lì, soprattutto la domenica, credo che sia molto molto sconsigliato. Sì, 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 perché lì non, anche volendo metterci qualcosa. Bene, ci sono altre domande? Prego. Sì. Parliamo con la zona della Comina. Allora, c'è un altro aspetto che poi è stato accennato, ma noi magari fuori ormai un anno che ci siamo dietro cominciamo, spuntano le penne da tutte le parti. E il discorso legato a noi sappiamo tutto ciò che è regolare, è organizzato, cioè gli accampamenti, abbiamo parlato di accampamenti, 18 accampamenti, sono quelli regolari dove c'è anche un ingresso controllato, monitorato, sappiamo quanti sono, sappiamo dove sono, chi sono. Le notizie che abbiamo, ma non è qua, è sempre stato così, che c'è un movimento spontaneo e naturale, fioriscono le tende, questi fenomeni, no? Compresi anche concentramenti di gente che fa somministrazione nella propria area privata o magari ospita numeri anche alti di persone, sezioni, conoscenze e cose del genere. Quindi noi quando parliamo di viabilità e quindi quello che consegue di strade, ne facciamo un ragionamento rispetto a ciò che conosciamo più un quid che è quello dell'imprevisto. Detto questo, giusto per quadro generale, perché poi noi diciamo alle informazioni che sappiamo, la zona nord Comina, il problema principale è legato a Villaggio del Fanciullo, che è un grosso concentramento di alpini, di attendamenti, e la zona dell'Aviocampo, perché per arrivarci lassù e uscire mezzi, e questo in particolare la domenica, perché la domenica tutta la linea dei bus che arriva da zona diciamo Electrolux, no, in gran parte noi prospetteremo, inviteremo gli autisti ad andare lassù e poi alla fine della sfilata riuscire. E quindi quell'asse lì dal punto di vista della tracciabilità sarà molto molto intenso. Infatti anche qui abbiamo ipotizzato alcune situazioni tipo istituzione di sensi unici nel caso in cui dovesse esserci un incolonnamento continuo. Per il resto delle altre giornate ci sarà sicuramente forte traffico, ma sì, penso che
sì, non ci dovrebbero essere particolari problematiche. Il ragionamento che si deve fare è quello legato a che ora devo essere al lavoro. Cioè, se io abito a Fiume, se devo essere alle 7 a Pordenone, credo che non devo fare il ragionamento normale o quotidiano, ma devo fare un ragionamento moltiplicato 4-5 volte per riuscire ad arrivare in orario. Cioè, questa è un po' la prospettiva. Ma rispetto a che cosa? No, no, la viabilità è questa. Non è che le piantine servono a descrivere meglio quello che ci stiamo dicendo, ma le piantine sono queste. Sì, 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 sì. Cioè, queste piante che vedete qui, queste mappe, sono quelle che poi saranno stampate anche in quel pieghevole che verrà distribuito a tutte quante le famiglie e che sarà stampato in copie superiori al numero di famiglie per renderlo disponibile. Via Colvera, allora, sabato mattina, aspetti che cerco di... allora, via Colvera, sabato mattina, abbiamo il sabato pomeriggio la messa, no? Che nel primo pomeriggio chiuderemo via interna per... No, ma... non ci sono problemi, è una parola grossa. Diciamo che non ci sono motivi per cui non dovrebbe arrivare in orario al matrimonio partendo un orario ragionevole. Approfitto per dire una cosa riguardo i treni, la stazione. Ci sono molti che mi chiedono, non so, a parlare dei figli che vanno all'università il lunedì, eccetera, eccetera. La stazione sarà molto, molto impegnata, no? Perché tutta la zona del Triveneto, anche degli Alpini e anche della zona di Udine, penso, spero che utilizzino anche i treni, no? Perché arrivano direttamente in stazione, dalla stazione arrivare alla, cioè, voglio dire, sarebbe molto comoda e eviterebbero anche magari qualche controllo di tipo alcolimetrico nel rientro. E chi deve andare a prendere in stazione qualcuno o deve andare a accompagnare qualcuno che va in stazione, perché parcheggi sarà difficile trovarli nella zona, è bene che si regoli e si organizzi per andare, non so, a Sacile piuttosto che, non so, a Codroipo per andare su, perché è più facile che trova il treno più vuoto rispetto alla direzione che deve andare e soprattutto anche più agevole salirci e non lo perde, perché teoricamente si rischia che poi, se il treno è pieno, sia, anche se è stato rinforzato tutto, però potete immaginare che qualche problematica in stazione ci sia, perché non è fatta per avere grandi numeri. Io ringrazio per la vostra partecipazione, che è stata fattiva e collaborante. Credo sia stato utile questo tipo di intervento. La raccomandazione, il riassunto, è che quelli che si devono muovere lo facciano seguendo quel dépliant che manderemo in ogni casa, e comunque lo facciano magari partendo un po' prima da casa e quindi organizzandosi con quelle modalità che abbiamo appena detto, per potersi muovere in quelle giornate, in quelle ore e secondo com'è la situazione del traffico. Se c'è qualche altra domanda, ci si ferma qua ci sono i tecnici che si fermano ancora.